mia bella Madonnina, che te brille de lontan, vita d'ora e piscinina, di te domine Milan. Buongiorno ragazzi, o mia bella Madonnina. Dunque, questo è il prossimo brano che suoneremo col flauto, un brano molto noto nella tradizione musicale popolare della Lombardia, in particolare di Milano. O mia bella Madonnina. Allora, vediamo un po', in questo tutorial vedremo soltanto le note che ci sono, qualche particolarità. Allora, abbiamo all'inizio solo note naturali, quindi vuol dire che non ci sono né diesse né bemolle. Infatti vedete mi, sol, poi il do con l'apostrofo vuol dire che è il do acuto, quello col secondo dito e il pollice. Mi, sol, do, si, re alto, quello col secondo, senza pollice, e do alto. Quindi il primo frammento è mi, sol, do, si, re, do. Poi alla lettera A abbiamo il re alto col secondo senza pollice e poi il mi con l'unghia dentro. Questo passaggio è difficile. Re, mi, re. Questo dovrete provarlo molte volte. Re, mi con l'unghia dentro e re. Poi do, alto col secondo più il pollice, si, re col secondo senza il pollice e do. Quindi mi, sol, do, si, re, do. E poi re, mi, re, do, si, re, do. Questa è l'introduzione. Poi inizia il brano vero e proprio, il motivo. Mi basso, sol, sol, la, si, do, si, la, sol. Niente di particolare. Lettera B, stessa cosa, nulla di particolare. Mi, sol, so, la, si, sol, so, la. Anche la C, nulla di particolare. Fa, la, si, do, re, do, si, la. Lettera D, stessa cosa. Fa, la, si, do, si, sol. Nel senso che è facile, stessa cosa. Poi lettera E, abbiamo una cosa molto particolare qui. Ecco, abbiamo il fa diesis, che voi già sapete fare però. L'abbiamo fatto anche in funiculi funicolà. Tutte le dita tranne l'indice della mano destra. Tutte le dita. E poi c'è fa. Questo so vuol dire sol, ovviamente. La, fa diesis, sol. Poi il resto, diciamo, non ha cose molto difficili e particolari. Quindi direi di andare avanti. Ovviamente non potrete suonarlo subito da soli, è giusto per mandarvi qualcosa che vi chiarisca un po' le idee. Dunque andiamo fino al, ecco, fin qui, alla lettera N, poi invece diventa un po' più difficile e particolare, perché abbiamo innanzitutto il si bemolle. Si bemolle noi lo sappiamo fare, si fa come il fa, togliendo il medio della mano sinistra, quindi primo dito va giù, il secondo rimane su e il terzo va giù della mano sinistra, mano destra solo il primo. Allora fa così, si bemolle, do, re, e poi qui c'è di nuovo quel passaggio che abbiamo visto alla lettera A, mi, re, vedete? Anche qua re, mi, re. È un passaggio difficile questo. Qui lo troviamo più volte. Re, mi, re, mi, re. Su questo vi dovrete esercitare. Poi alla lettera O abbiamo tre note, tutte e tre con l'unghia dentro. Mi, fa e mi. Poi queste sono note alte con l'apostrofo. Qui di nuovo questo passaggio, vedete, re, mi, re, che è difficile. Poi do, re, mi e re ancora una volta. Basta, poi cose difficili non ce ne sono più. Ascoltatelo un attimino, io vi dico qualcosa mentre suona. Boh.
Quindi questo è difficile. Re, mi, re, do, si, re, do. Ascoltiamo da capo, andiamo avanti. Inizia il motivo. Non è difficile questo, risentite dal numero 1. Facciamolo dal numero 1. Ancora. Facciamo la C. Ancora. Facciamo la D. Ancora. Ecco, questo passaggio, cioè fa diesis, dobbiamo dedicare un po' più di tempo, va bene? Lo facciamo magari un po' più lento, aspettate. Ecco, così. Ancora. Uno, due, tre. Ancora. Uno, due, tre. Andiamo avanti. Ripetiamo la F. Uno, due, tre. Ancora una volta. Uno, due, tre. Rifacciamo dalla lettera E. Uno, due, tre. E questo è il tema O mia bella Madonnina, dalla G. 1, 2, 3. Mi, sol, do, si, re, do, il do quello alto col secondo e il pollice, il re quello alto col secondo senza pollice. 1, 2, 3. Bene ragazzi, allora ci fermiamo, arriviamo fino a questo punto. Ci vediamo la prossima lezione e così proveremo a suonarlo questo brano. Buona serata. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piccinina, ti te domine Milan.